Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale di cucina. Oggi voglio preparare con voi una sacher torte. È stata inventata da un pasticcere viennese nel 1832. Io ho la mia ricetta rielaborata nel corso degli anni, quando lavoravo in Alt'Italia. Come la fanno a Vienna, la fanno solo a Bolzano. Io farò la mia ricetta, che è priva di zucchero, per esaltare al massimo le proprietà terapeutiche del cioccolato fondente. Per realizzare la mia sacher torte, come vi dicevo, ho già preparato due teglie, perché ne farò una piccolina monoporzione per due persone e una grande per sei persone. Quindi per fare questa quantità vi occorrerà 400 g di cioccolato fondente extra, 120 g di cacao amaro in polvere, 250 g di farina zero, 16 g di lievito in polvere, del cioccolato bianco che ci servirà per fare la scritta sopra, la decorazione sacher, e 100 ml di panna fresca, 3 uova. Come vedete non ho messo lo zucchero, proprio perché sarà il nostro cioccolato fondente che andremo a mettere dentro l'impasto che esalterà il sapore, insieme poi ovviamente alla marmellata di albicocche, che ora non vi ho fatto vedere, che andrà messa sopra e dentro alla nostra torta una volta cotta. Per la mia sacher torte ho fuso a bagnomaria, ho sciolto, come vedete, 200 g di cioccolato fondente, quindi me ne rimane altri 200 per la copertura, cioè per glassare la mia torta. Questo è per l'impasto di base. Quindi, come vedete, ormai chi mi conosce, mi segue, ho usato il bagnomaria, questa tecnica di cottura per sciogliere il cioccolato. Inizio a mettere il mio cioccolato nella boule di vetro capiente. Tengo quest'altra boule di acciaio per fondere l'altro cioccolato che mi servirà per fare la copertura della sacher torte. Adesso a questo punto unisco le uova e mi metto a lavorare il tutto con una frusta elettrica. A questo punto adagio piano piano la farina a pioggia e il cacao amaro. Se diventa troppo solido il composto, aggiungete anche un po' di latte, quanto basta, per ammorbidire tutto. Adesso mettiamo il lievito. Vedete che bel composto spumoso? Metto il mio composto nella teglia grande. Come vi dicevo, ci sono moltissime ricette della sacher, ma io ho deciso di prepararne una senza stare a montare i rossi dell'uovo, il bianco a parte, semplice e soprattutto senza zucchero, perché già ci saranno i zuccheri della marmellata di albicocche e del cioccolato fondente. Allora, adesso andrò a metterlo in forno, tutte e due le torte, a 175 gradi, forno ventilato, per 28 minuti. Metto le torte in forno. Ciao, a dopo! Mentre le nostre torte sono in forno che stanno cuocendo, noi ci dedichiamo al ripieno. Chi ben conosce la ricetta della sacher saprà benissimo che il ripieno di questa è la marmellata di albicocche. La sto un pochino lavorando insieme a qualche cucchiaio di acqua calda, quindi su 250 g di marmellata di albicocche mi basteranno per entrambe le torte, con 50 ml di acqua calda. Vedete che riesco a scioglierla e a fare tipo una cremina, quindi questo è da mettere sia all'esterno che all'interno della torta, delle due torte. È pronta. E poi abbiamo la nostra ganache, che è la copertura
di cioccolato fondente fuso a bagnomaria con la panna vegetale. Per scrivere sopra Saker mi sono procurata del cioccolato fondente, del cioccolato bianco con altri 50 ml di panna vegetale che andrò a sciogliere in un altro bagnomaria. Eccolo qua, già pronto il mio pentolino. Ecco, vedete? Le perline di cioccolato le trovate in commercio, cioccolato bianco, le gocce si chiamano. Sono molto più comode, sono sempre di alta qualità queste, e ho messo la panna, vedete? Sta diventando una ganache al cioccolato bianco, che dopo andrò a mettere in un sac à poche e mi servirà per trascrivere sulla mia torta la parola Saker. Ci vediamo tra poco. La prima tortina Saker è pronta, quella per due persone. Prima di farcirla deve essere ben fredda. Quindi prendiamo un coltellino per staccare il fondo della torta. Eccola qua, guardate bellina. Non vi preoccupate per questi briciolini, si sistema tutto. Ecco, molto calda, aspettiamo, è molto morbida anche, proprio favolosa è venuta. Quindi la lasciamo raffreddare su una griglia. Grande è uscita, vedete bella? L'impasto è venuto molto morbido. Intanto taglio la piccola, vedete? Fate scorrere il coltello e ruotate la torta. Qua, e la metto qua a raffreddare. Ecco, le nostre torte si sono raffreddate, quella grande come vedete, quindi qui nella piccola ho già messo la mia marmellata di albicocche che ora andrò ad agiare nella grande. E meno male che non abbiamo messo appunto nel nostro impasto lo zucchero. Bene. La piccola, come vedete, l'ho già cosparsa e adesso vado a coprire con il lato che era sotto la mia torta. Qua. E lo stesso la piccola. Ok. Adesso continuo a mettere marmellata di albicocche su entrambe le torte. Quindi deve essere proprio ricoperta. Utilizzo una spatola. C'è chi mette anche le arance amare, la marmellata di arance amare, ma nella ricetta originale, quella dell'Ottocento, si parla di marmellata di albicocche. Procedimento per glassare la grande. Una volta raffreddata la mettiamo su un vassoio di portata e procederemo a scrivere il nostro famoso titolo alla torta. Ecco, vedete? Col cioccolato bianco, visto che siamo vicini a San Valentino, faccio anche un bel cuore. Ricetta di oggi, una ricetta antica, rivisitata, in chiave più moderna, leggera, soffice, gustosissima e soprattutto genuina. Grazie per coloro che mi seguono da sempre e chi vuol continuarmi a seguire il martedì e il venerdì sul mio canale. Se vi è piaciuto, dimostratemelo con un like, altrimenti ciao a tutti!